aspettando Giorgio che ci ha dato ormai la direttrice. Allora, tutto è iniziato qualche anno fa proprio dalla Liguria, no? Collegandoci a questo. E in un primo momento non avevamo nemmeno ben compreso cosa stesse accadendo al nostro settore, per cui io mi sono voluto impegnare in prima persona per andare a capire perché autonomie locali a macchia di leopardo poi facessero delle normative restrittive nei confronti di un prodotto, sostanzialmente. Ne ho incontrate diverse, come dici tu, ci sentiamo praticamente tutti i giorni, quindi ormai ho perso anche il conto fra comuni, regione, province, gruppi di comuni che si uniscono in una sorta di consorzi affinché poi possano rispettare 17 o 20 comuni vicini la stessa razza. La domanda che io mi sono posto in un primo momento era di capire perché questo avveniva, e tutti quanti gli amministratori locali mi hanno detto sempre perché c'è troppa offerta di gioco in Italia, c'è troppa offerta di gioco. Su questo francamente nessuno forse ha il coraggio di metterlo in dubbio, effettivamente in Italia forse abbiamo esagerato, però abbiamo esagerato a 360 gradi. Cioè, io non ho mai ritenuto possibile e neanche giusto e corretto che la riduzione dell'offerta di gioco complessiva in Italia passasse per la riduzione o peggio per l'eliminazione di un solo prodotto, che era quello, il prodotto automatico, quello che utilizziamo noi, quindi slot e VLT. E soprattutto per la cancellazione, quindi di conseguenza, di un'intera categoria. Una categoria che, come ci diceva il nostro presidente onorario, ma ricordando anche Giorgio, vede attive oltre 4.000 aziende e oltre 150.000 dipendenti diretti. In più c'è anche un po' di indotto, no? Per i nostri produttori e quant'altro. La ragione... Tra l'altro chiedo scusa, mettiamo anche le slide sullo sfondo che riassumevano anche un po' i dati, così ci semplifica anche la trattazione. No, quello che ci ha sempre fatto un po' specie è che tutto poi si è nascosto dietro questa lotta alla ludopatia, no? Questo atteggiamento compulsivo nei confronti dei giochi, e come diceva anche Mario, i dati sono sempre stati tirati un po' a casaccio. Abbiamo sentito parlare di 200.000, 1 milione, 2 milioni di malati, quando poi FederSERD e poi anche il Ministero della Salute ha attestato che i malati in Italia erano 13.000, per i quali sono stati appunto investiti per la prima volta nel 2015 nella finanziaria 50 milioni di euro. Quindi ha fatto un po', tutto mi ha fatto un po' strano, e sono voluto andare a cercare di capire il metodo, perché ammesso che la ratio, quindi la tutela della salute pubblica, fosse più importante anche dell'industria stessa, ho voluto capire se lo strumento che veniva adottato fosse, si confacesse, diciamo, alla risoluzione del problema. E nessuno ha la bacchetta magica, nessuno è un mago. Ho cercato di guardare i dati, e i primi dati che abbiamo visto, abbiamo trovato Bolzano, abbiamo trovato gli stessi dati qua della Lombardia e di tutti quei territori nei quali sono state poste in essere delle norme limitative nei confronti degli apparecchi automatici. Sono tutti dei dati disastrosi, perché i malati in cura aumentano in maniera esponenziale e l'illegalità ritorna prepotente sul territorio. Quindi è stato un po' uno shock anche per me andare a comprendere questi dati, ma se poi ci pensiamo è anche abbastanza semplice che questo sia accaduto. Non ci scordiamo che prima del 2004 in realtà in Italia c'erano 800.000 videopoker e erano per lo più strumento finanziario in mano alla criminalità organizzata. Noi abbiamo investito, abbiamo creato aziende, abbiamo creato strutture, abbiamo creato occupazione proprio per togliere questo terreno alla criminalità organizzata, e oggi ci viene ristrappato. Quale si poteva pensare che fosse il risultato? Che si ritornasse laddove eravamo prima del 2004. Queste norme, i distanziometri e gli orari, perché poi ci veniamo colpiti in due misure, una con delle distanze dai luoghi sensibili, l'altra spegnendo le nostre apparecchiature in determinate fasce orarie, non fanno altro che spostare la domanda, non riducono niente. Viene spostata la domanda e quindi la ricchezza da un prodotto verso un altro prodotto, spesso verso i giochi online oppure, peggio, verso l'illegalità diffusa. Quindi sono due anni che io personalmente, ma anche con molti altri collaboratori, perché chiaramente non sono l'unico che si occupa delle relazioni con le amministrazioni, abbiamo incontrato 200 amministrazioni comunali, 4 regioni, diverse province, cerchiamo di spiegare che forse è bene coinvolgere l'industria per trovare dei punti in comune che
che possano davvero tutelare la salute pubblica senza distruggere un intero settore, un'intera filiera. E abbiamo cercato di creare un progetto, pian piano, ascoltando i bisogni e le necessità di tutti quanti, dell'amministrazione, dell'opinione pubblica e anche dell'industria, perché spesso veniamo emarginati, no? Come se non esistessimo, come se tutto quello che abbiamo fatto, investito, non fosse valso a niente. Spesso veniamo considerati soltanto come un peso, no? Sulle spalle di questa società. Questo progetto è un progetto che lo abbiamo condiviso con tantissime realtà e tantissime amministrazioni lo hanno apprezzato. Poi magari è mancato un po' il coraggio, è mancata un po' la spinta per poterlo mettere in pratica in toto da diverse amministrazioni. E è fatto di alcuni punti che ve li elenco così come lo abbiamo pensato, perché sono dei punti semplici, comprensibili e sono, secondo noi, molto più interessanti rispetto a un provisionismo o a una lotta spietata e indiscriminata a quello che è la nostra filiera del gioco. Al punto primo, avremmo voluto vedere una normativa più stringente sulla pubblicità del gioco d'azzardo, perché spesso su molti palinsesti veniamo bombardati continuamente di pubblicità e poi ci fa un po' sorridere vedere la slot spenta in determinate fasce orarie. Al secondo punto abbiamo la formazione e l'informazione, perché riteniamo che bisogna creare una cultura del gioco, cioè proibire. Il proibizionismo non ha mai portato nessun risultato positivo, è stato l'informazione e la formazione che hanno semmai ridotto fenomeni distorsivi dei prodotti sulla popolazione. Al terzo punto, se dobbiamo avere una riduzione, e nessuno di noi lo ha mai messo in dubbio, è giusto che questa riduzione avvenga in maniera orizzontale, quindi di tutti i giochi, non ridurre eliminando un prodotto soltanto di tutto il comparto dell'offerta di gioco legale in Italia. Una maggiore cooperazione con le ASL affinché possano insegnare ai nostri esercenti, che sono da sempre il primo baluardo della legalità e anche della presenza sul territorio, il riconoscimento di eventuali atteggiamenti compulsivi ancor prima che diventino poi patologici, per poter indirizzare quei soggetti affetti da questa malattia verso un aiuto concreto ed efficace. Poi, perché no, ridurre fino a un massimo di 4 le slot all'interno dei pubblici esercizi, perché è evidente che per il pubblico esercizio è un'attività accessoria e non primaria. Quindi è giusto che dalla possibilità attuale di installarne fino ad 8 si arrivi ad installarne persino la metà, 4 sono più che sufficienti. I distanziometri, così come sono stati concepiti poi, hanno fatto un altro danno che è clamoroso, cioè siccome il distanziometro parte da dei luoghi sensibili individuati come spesso scuole, chiese, alcuni parchi, altri bancomat, ospedali, a 500 metri da questi luoghi sensibili significa portare il gioco nelle periferie, quindi ghettizzarlo, metterlo e inserirlo in delle zone rosse, la periferia, dove già oggi è sinonimo spesso di degrado urbano o di altri fenomeni come spaccio, prostituzione. Quindi si va a inserire in un contesto già problematico il gioco d'azzardo. Quindi noi abbiamo chiesto, se dovessimo avere una ratio anche sul distanziometro, ammesso in un concesso che nel 2017, dove tutto il mondo è digitale, tutto il mondo è online, possa ancora avere una valenza, se non altro forse, e lì lo possiamo condividere, di decoro urbano, ma di riservare le aperture delle nuove sale a 500 metri, prendendo come luogo sensibile la sala stessa, non una chiesa o una scuola. Destinare infine una parte di fiscalità 30 secondi, però. Alle amministrazioni locali affinché possano davvero farsi carico di eventuali ripercussioni negative sulla popolazione a livello locale. E poi dotare gli apparecchi di uno strumento che possa riconoscere la maggiore età, tipo una carta di abilitazione da lasciare in mano all'esercente. Anche se, come già ho detto prima, il CNR e il Nomisma ci dicono che i giovani non sono attratti dalle nostre tipologie. Una cosa che voglio concludere, perché ci tengo in maniera particolare proprio in questo luogo che è la Lombardia. Io vorrei che la politica iniziasse a considerare i nostri 150.000 dipendenti e non dipendenti di serie B, e che noi, invece di chiamarci con appellativi strani, iniziassero a chiamarci quello che siamo, imprenditori. Grazie.